Notizia buona, siete la migliore difesa di tutta la Lega Pro. Notizia cattiva, dai, in questo momento sareste fuori dai playoff. Sì, è presto, sono passate poche partite per fare questi conti qui. Siamo contenti comunque di subire poco, di subire pochi gol. Questo è un dato importante che ci dà fiducia a noi difensori e comunque anche a tutta la squadra, perché io ho sempre detto che quando una squadra prende pochi gol è merito di tutti e quando si fanno è merito di tutti. Ecco. Quindi sicuramente dovremo cercare nelle prossime partite, a partire anche da noi difensori, di cercare di fare delle manovre più veloci, più importanti, accorciare più la squadra per dare una mano anche ai nostri attaccanti e essere più pericolosi davanti. Comunque Cosenza ha fatto davvero poco, quel poco che ha fatto in Garcia ha mostrato che ha le doti comunque per giocare. Sì, noi abbiamo fatto credo una partita buona, anche se in realtà al primo tempo abbiamo concesso forse un po' troppo il pallino del gioco a loro, anche se devo dire che il Cosenza nei primi 45 minuti pressava alto e correvano come dei matti. Il secondo tempo, come era logico che fosse, avevano speso tanto nel primo e ci hanno concesso il pallino del gioco a noi. Ci siamo catapultati in avanti e abbiamo cercato la vittoria, che l'avevamo anche trovata con il gol di Kanji annullato ingiustamente, credo. E quindi è stata una partita a due volti dove noi abbiamo rischiato poco e niente, e come hai detto te bene, Ciccio si è fatto trovare pronto e bene per lui. Con la Ternana forse è meglio buttarsi in avanti, rischiando anche qualcosina di più, però serve una vittoria. Sì, servirebbe una vittoria, questo lo sappiamo noi, lo sanno tutti. Buttarsi in avanti no, però sicuramente dovremmo noi giocatori dare qualcosa in più, perché evidentemente non basta. Se non vinciamo le partite ma le pareggiamo, vuol dire che per vincere dobbiamo fare sicuramente qualcosina in più. Quindi già da oggi che la ripresa degli allenamenti troveremo l'assetto giusto per poter vincere questa partita. Avete già parlato degli Umbri, c'è quel Concas che continua a segnare? No, ho parlato no, perché si riprende oggi e quindi da oggi cominceremo a provare la partita e a vedere anche la Ternana. Però credo che sia importante lavorare su noi stessi e andare avanti con la nostra filosofia di gioco, credendoci ancora di più in quello che facciamo, che diventa importante. Poi sappiamo che la Ternana ha fatto 12 punti in 4 partite e sicuramente sta attraversando un periodo di forma sia fisica che psicologica importante. Però insomma vengono in casa nostra lunedì, noi sappiamo che è una partita importante, dobbiamo essere pronti per affrontare questa squadra. La speranza è che magari sia una squadra che gioca la Ternana e sono le squadre per voi forse più facili o comunque contro cui vi trovate meglio? Più facili non lo so, sicuramente loro verranno qua, spero io, a giocarsi la partita e questo magari potrà permetterci a noi di avere più spazi per andare in avanti e essere pericolosi in zona gol. Però come tutte le altre partite sarà una partita difficile e noi dovremo affrontare il migliore dei modi.